Ivan Renzi, pilone degli Unni Valcuvia. Oggi per gli Unni è arrivata la quarta vittoria in campionato. Avete battuto Busto, non è arrivato il bonus, però che partita è stata? Il primo tempo abbiamo fatto una meta con Rocchetto e hanno fatto una meta anche loro, e dei calci piazzati, e il punteggio è stato di 8-8. Nella ripresa noi abbiamo fatto un'altra meta con Rossi, un'altra meta con Capano, e loro hanno fatto una meta e il punteggio si è fermato sul 23-13 per gli Unni. Da questo punteggio si capisce che è stata una partita molto sofferta. Peccato che non abbiamo fatto una meta in più che ci permetteva di prendere il bonus, ma abbiamo impedito anche a loro di prendere il punto di bonus difendendoci molto bene nel secondo tempo. Le prospettive di questo campionato? Le prospettive di campionato sono buone. Dobbiamo però giocarci a viso aperto con tutte le altre squadre che sono lì ad aspettarci e non ci vogliono concedere proprio niente. Ci stanno aspettando tutti, diciamo, dopo il bel campionato che abbiamo fatto l'anno scorso, e non ci regalerà mai niente nessuno. Albi, oggi è stata una bella prestazione rispetto alla settimana scorsa, vero? Sì, c'è stato un buon miglioramento rispetto a settimana scorsa,
arrivato ancora alla mia meta, nei calci piazzati ancora un po' male, ma ci stiamo lavorando sopra. Questa volta sui calci di punizioni le touche sono andate molto meglio e continuiamo così su questa strada, stiamo migliorando. Non è arrivato il bonus. No, non è arrivato il bonus, abbiamo fatto un po' di confusione in campo con gli avanti, troppi falli ancora e niente, abbiamo sbagliato l'ultima palla che poteva darci il bonus, ma va bene così. Siamo riusciti a portare a casa anche questo. Alberto Castiglioni, oggi migliore in campo nominato dal coach. Chi dedichi? Ma dedico a tutta la squadra perché il risultato è sempre della squadra, non è mai del singolo. Sono stupito del riconoscimento, visto che comunque ho giocato poco tempo e comunque sono molto contento e spero di dare sempre il mio contributo alla squadra, il miglior contributo possibile. Perché secondo te il coach ti ha nominato? Credo di essere entrato in campo in un momento delicato e credo di avere dato una spinta, aver dato un po' di grinta alla squadra, al gioco, avere motivato un po' i ragazzi. Credo che sia tutto lì. Io Perché tu in che posizione giochi? giocavo secondo centro, ho subito appena entrato, ho avuto modo di essere coinvolto in qualche azione decisiva e quindi credo che il premio arrivi tutto da lì. A proposito del ruolo, hai sempre giocato centro o hai giocato anche in qualche altro ruolo? Ma negli anni ho iniziato come ala, poi estremo, poi secondo e primo centro. E che differenza trovi in tutti questi ruoli? Quale ti sembra più appropriato? Ma mi trovo bene da centro, ormai è parecchi anni che gioco da centro, mi sono un po' appesantito, quindi come ala sono troppo lento e come estremo anche, inoltre non ho il piede che deve avere l'estremo, quindi va bene centro. Ti ritieni un buon bloccatore. Potrei fare di meglio, come tutti. Grazie Va bene, grazie Alberto. a te.